Da Moro in poi la politica si sgretola perché stenta ad autoriformarsi. Da prospettive diverse il messaggio univoco che emerge nel colloquio De Mita da Milano. Per il direttore dell'Espresso, interpellato sulle future elezioni politiche in Campania, peserà molto il risultato emiliano. Mi stupisce il risultato dell'Umbria e c'è motivo per il PD di essere preoccupato per l'Emilia, e se dovesse cadere anche l'Emilia, anche le elezioni regionali del sud in Calabria, che sono lo stesso giorno, e soprattutto Campania e Puglia, dove si voterà invece in primavera, diventano complicate. Sul taglio dei parlamentari, una battuta: effettuato il taglio, non ci sono misure adeguate, non c'è un rischio della rappresentanza secondo lei? Credo soprattutto sia una misura inutile, una misura bandiera, una misura manifesto che non c'entra nulla con la riforma della politica. De Mita boccia Renzi e rilancia la nascita di una DC fondata sul popolarismo, capace di porre fine alla diaspora. Come da Milano, il leader di Nusco sul taglio dei parlamentari non ha dubbi. Si fa tanto per farla questa riforma, mentre per le regionali in Campania la collocazione è amletica. Continuità o discontinuità? Non lo so. Quando io ero, perché pure io sono stato giovane, avevamo tanto pensiero che facevamo fatica a trasmetterlo. Adesso è un po' il contrario. Presidente, il taglio dei parlamentari. Il problema è un altro, è la funzione dei parlamentari, non è il numero. Perché se riduciamo per mancanza di iniziative dovremmo chiudere il Parlamento. E di fatto è quasi chiuso, non è che... E allora giocare sul numero mi sa tanto di quelli che andavano agli esami non sapendo che rispondere.